Migliaia di palloncini bianchi lanciati dai bambini voleranno oggi nel cielo di molte città, un importante momento simbolico di condivisione volto ad avvicinare i più piccoli alla realtà di coetanei meno fortunati e al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di Bambini e Adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie celebra la 15ª edizione dell'iniziativa ideata da Childhood Cancer International, rete mondiale di 183 associazioni locali e nazionali guidate da genitori provenienti da 93 paesi e 5 continenti. Noi intendiamo sensibilizzare con questa iniziativa l'opinione pubblica su delle tematiche che sono molto pregnanti e molto gravi, perché quando un bambino e un ragazzo si ammalano di tumore si ammala tutta la famiglia. E è molto importante che la società intorno, la famiglia, anche gli amichetti si stringano in qualche modo, perché questi bambini e questi ragazzi sono costretti in qualche modo ad un isolamento, visto che le cure sono molto lunghe. E che ovviamente non possono vedere né i loro amichetti né tante volte i loro parenti. Allora noi, anche attraverso il lavoro nelle scuole che stiamo facendo di sensibilizzazione e di apertura all'empatia, cerchiamo di far capire loro l'importanza del rispetto della malattia, di quando si vede un bambino con la mascherina non averne paura e comunicare con loro. Ci sono tanti mezzi, c'è WhatsApp, c'è il computer, e anche se non possono vederli fisicamente, è importante che si stringano e che li facciano sentire il loro affetto, perché l'affetto, il non sentirsi soli, l'abbraccio aiutano moltissimo in queste occasioni. Oggi questa giornata si svolge in tutte le città, in tutte le scuole, e come vediamo i bambini partecipano molto a questa iniziativa. Quest'anno abbiamo deciso di far collaborare la scuola di Silvi, perché stiamo facendo altri progetti con loro. Questa mattina sono 800 bambini che lanceranno i palloncini. Loro fanno parte del plesso della scuola Giovanni Pascoli di Silvi Marina, facciamo parte dell'associazione AGBE che si occupa dei bambini ricoverati nell'ospedale civile di Pescara, e quindi insieme a questa scuola, alla scuola che sta in ospedale, perché il lancio sarà fatto anche da lì, e tutte le scuole d'Italia faremo alle 11 questo lancio, proprio per sensibilizzare bambini e famiglie a questo problema molto importante. 3, 2, 1.